qualcosa e poi proviamo a procedere insieme pezzettino per pezzettino. Dunque, partiamo da quello che è accaduto, ce lo dicevamo già anche in questi giorni, da settembre, fine settembre, inizio ottobre, da quando è stata depositata dal prefetto, quindi compiuta nella sua parte costituente la fondazione e depositata dal prefetto, abbiamo chiesto interlocuzioni di tutti i tipi alle istituzioni, interlocuzioni che non sono arrivate neanche con un no, che poi hanno portato ad un passaggio con l'allora assessore Barca, un pezzettino di percorso, che però poi si è interrotto non per causa nostra ma per dimissioni dell'assessore, quindi siamo in una situazione politica estremamente complessa con una giunta, un'amministrazione anche molto frammentata al proprio interno, per cui è molto difficile relazionarsi alle istituzioni in questo momento, che anche mutano, cambiano le nomine al Teatro di Roma. Insomma, sono stati veramente mesi molto caotici. E arriviamo quindi in questa situazione alle dichiarazioni di Marino di 2 o 3 settimane fa, in cui prima in televisione, poi dopo che noi avevamo occupato l'assessorato proprio per denunciare questa mancanza che sta gettando Roma nel disastro dal punto di vista delle politiche culturali, e chiedendo ancora un incontro a Marino, lui il giorno dopo ha fatto una dichiarazione dicendo: soluzione finale, basta, dovete uscire, fine. E da lì si è aperto un po' una fase abbastanza confusa nei giorni seguenti, mezze dichiarazioni, voci di corridoio, tutto senza assessore, nomina dell'assessore, fino a arrivare a una convocazione che abbiamo ricevuto al Teatro di Roma, con su proposta del Teatro di Roma, quindi Marino Sinibaldi in particolare e Antonio Calvi, per incontrare l'assessore, anche loro e l'assessore. Erano preceduto da una serie di conversazioni informali per arrivare a questo incontro che noi, anche un po' con un po' di disappunto dall'altra parte, abbiamo reso pubblico proprio perché sentivamo che fosse necessario, in questa fase anche un po' confusionaria, condividere tutto. Questo incontro si è fatto il 24 luglio e appunto lo raccontavamo anche l'altra volta, noi siamo andati forse un po' ingenuamente pensando che fosse il primo di una serie e invece in quella sede ci hanno fatto capire che quello era, diciamo, l'incontro primo e ultimo, il decisivo, cioè la proposta che hanno fatto, poi magari la ripercorriamo, era quella che poi abbiamo letto, quello che ci chiedevano, che ci hanno chiesto era prendere o lasciare immediatamente. Quindi si sono svolte un po' di discussioni in quella sede, poi noi ce ne siamo andati e a mezzo stampa l'assessore Marinelli ha fatto uscire questa fatidica data di ultimatum, cioè il 31 luglio finisce tutto, dal 1° agosto vi sgomberiamo. Questo, diciamo, è il clima in cui si è costruita questa interlocuzione. Che così la vogliamo chiamare, perché ovviamente era piuttosto minacciosa, cioè o la proposta è questa o niente, o uscite il 31 o vi sgomberiamo. Quindi i margini erano piuttosto stretti, o asserragliarsi qua dentro o accettare così com'era. E su questa ipotesi invece abbiamo provato a fare, come dire, un'azione differente e quindi poiché è stata fatta un'assemblea cittadina, in cui c'è stato anche Marino Sinibaldi, credo molti di noi ci fossero, in quell'assemblea è uscita una posizione molto chiara. Da una parte noi da qui non ce ne andiamo solo perché ce lo chiedono. Quindi siamo pronti a stare qua, non cediamo a questa minaccia dell'ultimatum, lo facciamo come sappiamo fare noi, aprendo le porte di questo teatro, chiamando gli artisti, chiamando delle assemblee, facendo dei tavoli di lavoro. Quindi una forma di resistenza che però era appunto già da subito una chiamata al coinvolgimento. Dall'altra però anche molto chiaramente l'assemblea ha ritenuto che fosse necessario, proprio anche in termini di legittimazione di questa esperienza, che fosse un diritto conquistato in questi 3 anni di lotta e di partecipazione, avere un'interlocuzione con le istituzioni, portare le nostre proposte, farsi eventualmente dire di no, ma su delle proposte precise, e avere anche la possibilità, invece, di costruirlo questo piano, proprio in termini anche di legittimità. Legittimità che in qualche modo è stata anche riconosciuta da molte dichiarazioni delle istituzioni e non soltanto. Sul piano europeo sappiamo quello che si sta muovendo, una lettera di intellettuali firmata appunto dalle teste pensanti
più riconosciute a livello internazionale, istituzioni europee che si sono mosse, teatri, istituzioni culturali con cui stiamo lavorando che hanno proprio esplicitamente chiesto questo, quindi diciamo, questo era il quadro. Ci sembrava che in questo modo di porre la questione, questa procedura in qualche modo imposta dall'amministrazione, non tenesse conto di questa ricchezza e di questa legittimità che è stata creata e costruita. Quindi per questo noi abbiamo in qualche modo tentato di rilanciare, dicendo siamo disponibili anche ad uscire dallo stato di occupazione, non diventiamo noi conservatori che vogliamo che rimanga tutto quello che è, noi anzi della trasformazione facciamo anche una nostra poetica, no? Oltre che una nostra pratica politica, quindi disposti ad uscire, volete una data anche il 10 agosto, se questo fosse necessario, a patto, a condizioni che si apra un tavolo di interlocuzione serio su delle proposte. Quindi questo è stato, come dire, un tentativo per aprire uno spazio. Adesso questo spazio in qualche modo è aperto, è uno spazio ridotto nel tempo, ma che noi dobbiamo, possiamo riempire e aprire di nuovo. Cioè, quindi il tentativo è stato un po' di uscire da quella che anche come... cioè è una cosa anche tradizionale, ricorrente, cioè da una trattativa privata che riduceva questa esperienza a una vertenza tra alcuni occupanti e le istituzioni, ad un percorso pubblico, condiviso, condivisibile, in cui altri soggetti, oltre questi piccoli gruppi, potessero prendere parola. Altri spazi, altre esperienze, gli artisti che hanno formato e formano la comunità che ha dato vita e dà vita a questa esperienza, associazioni, istituti culturali e via andando. Quindi questo è stato il tentativo e questo è lo spazio che abbiamo aperto con questa forzatura e che è anche adesso qualcosa che abbiamo a disposizione insieme da pensare. Quindi è anche un po' l'oggetto, un primo oggetto di discussione di questa magari prima parte, come utilizziamo questo tempo, come creiamo questo tempo, come lo facciamo diventare qualcosa di significativo che vada anche a pesare e a cambiare. E nel